Bene amici, continuo alla ricerca dei migliori auricolari True Wireless spendendo poco e oggi mi sono imbattuto in queste qua. Cuffiette Tautronics modello Sound Liberty 77 o 77 se lo vogliamo dire in italiano o in inglese. Insomma, due cuffiettine da un case veramente piccolo, leggero, tascabile e si aprono in questo modo facile in 2 secondi, sono pronte all'uso, si connettono velocemente e non costano nemmeno tanto. Andiamo a scoprirle insieme. Ed eccole qua, gli auricolari Tautronics Sound Liberty 77, confezione di vendita, con questo cartoncino che si va a sfilare via, altro cartoncino con il logo del brand, e quindi andiamo ad aprire la confezione, troviamo manualistica con un bella cartoncino Tautronics che ci ringrazia per aver fatto l'acquisto, manuale in italiano, quindi le istruzioni saranno comprensibili a tutti, un cavetto cortissimo di ricarica USB, micro USB, purtroppo abbiamo il micro USB su questo case, e dei gommini di ricambio per andare a cambiare gli inserimenti all'orecchio di questi due auricolari. Case leggerissimo, pochissimi grammi veramente, un case che va a ricaricare fino a 4 volte i due auricolari, 4 leddini di notifica dietro l'ingresso micro USB per ricaricare il tutto. È abbastanza magnetico, vedete, non si apre mai, quindi ho apprezzato la tascabilità, la leggerezza e anche un po' il materiale. Ok, è plastica leggera, però è plastica opaca, quindi non si vedranno i graffi. È bellino anche questo gioco di luci sul logo Tautronics. Andiamo a togliere le cuffie destra e sinistra, touch ovviamente, bianco quando stanno cercando di appaiarsi, blu quando sono connesse, si connettono in automatico dopo il primo appaiamento velocissimo. Ecco qua il design di queste cuffie, che non è niente di rivoluzionario, classiche cuffie, entrambe dotate di microfono e ovviamente i pin di ricarica. Un design quindi che non mi ha particolarmente entusiasmato, però conta sostanzialmente la qualità e l'invisibilità all'orecchio. Sono anche piuttosto leggeri, siamo sui 6 grammi a testa e durano abbastanza, sono riuscito a fare più di 4 ore di utilizzo fra musica e telefonate. Non sporgono particolarmente dall'orecchio, però sono ben visibili, guardate come coprono quasi tutto lo spaziettino al centro, vabbè, cosa di poco. Resistono all'acqua, resistono al sudore, quindi potete farci attività sportiva, dura un casino la batteria, fino a 5 ore dichiarate, io le ho portate sulle 4 ore e un quarto, poi si sono spente. Ovviamente dipende anche dal volume che settate per ascoltare la vostra musica, ovviamente anche dal numero di chiamate che effettuate. Come sentiamo le conversazioni? Allora, noi l'interlocutore lo sentiamo leggermente ovattato, purtroppo, e questa cosa mi ha fatto un po' dispiacere, ma l'interlocutore, colpo di scena, ci sente perfettamente, senza brusii, senza interferenze, con un audio piacevole e alto. Quindi una telefonata magari più piacevole per chi sta dall'altra parte rispetto a noi che le indossiamo. Questa è una cosa un po' strana, perché solitamente è il contrario. Noi sentiamo bene, dall'altra parte ci sentono o ovattati o bassi o con qualche distorsione. Ho apprezzato che si può usare il destro o il sinistro come singolo auricolare, quindi potete lasciare l'altro comodamente chiuso nel case e usare un solo auricolare magari quando siamo alla guida e non possiamo indossarne due. Come si sente la musica? Beh, si sente piuttosto bene, ovviamente i bassi non sono ricchissimi, il volume però è alto, gli acuti ci sono, credetemi, mi sono quasi sfondato un orecchio al massimo volume, e quindi la parte musicale è nella linea, nello standard degli auricolari economici. Sono auricolari touch, quindi non bisogna schiacciare forte per dare il comando, basterà appoggiare il dito e hanno le seguenti funzioni. Un tocco, vado ad aumentare o diminuire il volume dal destro o dal sinistro e posso rispondere a una telefonata. Due tocchi, metto in play o in pausa un brano.
tre tocchi vado a cambiare la traccia, vado avanti o indietro. Se tengo premuto qualsiasi auricolare per 2 secondi, vado ad attivare il Google Assistant oppure Siri se usiamo un iPhone. In definitiva, cosa dire di queste cuffiettine? Leggere, tascabili, ottima la batteria, sentiamo l'interlocutore un po' ovattato, è vero, però dall'altra parte ci sentono molto bene, quindi le telefonate sono promosse. Musica ok, volume alto, anche se i bassi ok, sempre nella media delle cuffiette economiche. Un po' perplesso sulla scelta di mettere questi tocchi rivoluzionari. In genere con un tocco si fa pausa, invece qua la pausa si fa con 2 tocchi e con un tocco solo si aumenta o si diminuisce il volume. Quindi bisogna un po' abituarsi ai comandi. Quanto costano? 37 euro all'incirca, sconti più, sconti meno su Amazon, link sotto in descrizione. Se volete, cuffie tascabili dalla lunga durata della batteria e fondamentalmente che resistano ad acqua e sudore. Tante scelte sul mercato, quindi è davvero difficile capire se queste possono fare o meno al caso vostro. E allora chiedo il vostro intervento, il vostro parere su queste Tautronics e noi ci sentiamo al prossimo video. Ah, mi raccomando, se volete consultare altre recensioni su auricolari True Wireless, ho creato una sezione apposita, mi trovate anche sui social, The Ciasti. E niente, buona scelta, buoni auricolari a tutti, un like lasciatemelo se vi è piaciuto stare in mia compagnia. Ciao!